5 giorni di incontri, spettacoli, musica, arte e riflessioni, tempo di bilanci per la 10ª edizione di settembre al Parco, la kermesse organizzata dall'amministrazione provinciale di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, per valorizzare la splendida struttura del Parco della Biodiversità, sita nel cuore del capoluogo di regione che quest'anno ha avuto come sottotitolo Naturart, suono, voci e forme della natura. È stato proprio il presidente Bruno a tirare le somme della manifestazione nel corso di una conferenza stampa all'Uopo convocata. Straordinaria, diciamo, dal punto di vista dei risultati, abbiamo messo su un'organizzazione che ha fatto sì che il parco attraesse circa 50.000 presenze, circa non al ribasso ma circa al rialzo, perché se lei pensa che abbiamo staccato 47.000 coupons e poi li abbiamo finiti, perché con i coupons volevamo e vogliamo raggiungere un obiettivo di capire il gradimento dell'organizzazione, ma anche i suggerimenti. È una mole di materiale che noi utilizzeremo per il prossimo progetto, che dovrà essere più bello, più innovativo, più attraente, degno della città capoluogo della Calabria. Un progetto quest'anno che è stato finanziato negli eventi storicizzati, ma un evento che non è stato solo, come avete visto, spettacoli musicali, concerti, ma è stato anche un'organizzazione che ha guardato agli aspetti culturali, ha parlato con il mondo dell'arte, col mondo dell'innovazione tecnologica, per esempio in agricoltura, ha parlato ai tanti ragazzi, ai tanti studenti delle scuole con i quali abbiamo interloquito sul riciclaggio dei rifiuti, che abbiamo interloquito sulle nuove tecnologie. E tante mostre che hanno parlato della Calabria, dei canici di Calabria, che hanno parlato anche delle vecchie professioni in uso tanti anni fa, come le carboniere di Serra San Bruno. Voglio dire, un lavoro veramente enorme, straordinario, bello, ricco, e che noi vogliamo per il prossimo anno rilanciare con questa sua mole di importanza che il 2016 gli ha dato.